E di là c'è il medico. Come sta? Era piena di lividi di sangue. Venga. La signora non vuole vedere nessuno e desidera che il fatto non venga reso pubblico. Bisognerebbe avvertire il marito. Mi ha pregato di non farlo. Comunque è ancora sotto shock. È molto scossa e impaurita. Per alcuni giorni sarebbe meglio non lasciarla sola. Come va, Emma? Lei chi è? Che vuole? Non si ricorda? Tanti anni fa, in Sicilia, venne da lei per un'intervista. Suo marito era latitante. Lei mi offrì un caffè e non mi disse niente. Non parlo con i giornalisti. Non sono più un giornalista. Non voglio parlare di Frolo. Non so niente di Frolo, se ne vada! Sta morendo. Magari ci metterà 10 anni, magari. Ma sta morendo. Gli amici di suo marito l'hanno condannata a questa morte qui, piano piano, a goccia a goccia. Mi lasci in pace, vada via! Aspetti, mi stia a sentire. In procura ho saputo una cosa che la riguarda. Tra pochi giorni, secondo la legge sulla mafia, tutti i beni di suo marito saranno sequestrati. A lei, signora, non resterà un soldo, le toglieranno tutto, perfino la casa. Mi lasci! Aspetti, guardi qua, legga questa cifra. È tutto quello che ho, me lo sono guadagnato in 10 anni di disonesto lavoro. Scriva questa cifra e io firmerò. Però lei mi deve dire chi ha voluto che Frolo vivesse per 15 anni in manicomio e chi ha voluto che adesso fosse ridotto così, lei lo sa. È una cosa che risale a tanti anni fa, è una cosa di Sicilia. Ma non è vero! A Cinduzzo l'hanno voluto morto per vendicare la morte di mio marito. No. La verità non è questa. C'è un segreto che solo suo marito conosceva. E lei sa tutto, vero? È vero che lo sa? Se parlo, mi ammazzano. Con questa somma potrà andare all'estero. Chi si preoccuperà di venirla a cercare? Deve dirmi la verità. No. No, quello che lei vuole sapere non glielo posso dire. Va bene. Lo tenga lei. Ci pensi. C'è il mio numero di telefono qui. Metta la cifra. E mi chiami. Io lo firmerò. Ci pensi. Sono qui, Silvia. Sono qui vicino a te.